Der Himmel in Grau, dunkle Wolken ziehen auf. Ich atme den Regen, ertrage das Leben. Der Himmel in Grau. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in un nuovo video di Castle Crush. Oggi è una giornata particolare perché andiamo a fondare il nostro clan su Castle Crush, quindi chiunque fosse interessato è ben accetto nel clan. Allora, intanto ci andiamo subito a pulire questo schermo da tutti questi bauli. Ecco, troviamo gli arcieri, la statua di pietra. Poi ci andiamo a trovare il guerriero e la bufera di neve. A oro ci siamo, perché serve dell'oro per aprire il clan. E poi gli arcieri, la raffica di vento. E prendiamo golem e pirata, che possiamo aumentare il pirata, ragazzi. La piratessa, anzi. Il nano e la catapulta. Mannaggia che praticamente l'oro non ci basta per aprire la pirate... Per aprire, sì, però. E per aumentare la piratessa. A 1000 infatti no, però tra poco, volendo, se riusciamo ad aprire il forziere della vittoria, potremmo anche aumentare la piratessa. Allora, innanzitutto andiamo qui a sinistra e fai crea o unisciti a un clan per chattare con i membri del tuo clan e richiedere carte. Quindi facciamo, andiamo su crea, nome del clan, Scritchy's Clan. Scritchy's Clan, ragazzi, sembra tipo una cosa stranissima. Scritchy's e la C grande, clan. Descrizione. Ho la voce un po' da viola. Descrizione. Cresciamo insieme. Bello. Per il momento questa è la descrizione del clan. Facciamo clan aperto, trofei necessari. Per adesso lasciamo 0, dai. E facciamo, ragazzi, signore e signori, pronti a premere il ditino? Crea, via. Connessione in corso. Perfetto, il clan è aperto, ragazzi, e quindi siete tutti ben accetti. Vi aspetto nel clan. Ovviamente voi dovrete correre subitissimo a cercare il clan. Vi raccomando, Scritchy's Clan, per non è solo Scritchy. Ok, adesso ci andiamo a fare le battaglie per aprire il forziere gigante, così magari là il forziere della vittoria, così magari riusciamo anche ad uppare la carta pirata, che male non sarebbe. Vediamo come andranno queste partite. Qui abbiamo una cura che non ci serve, direi di buttare il re scheletro perché tanto non possiamo buttarlo. Dopodiché direi di buttare la catapulta. In realtà mica tanto. Andiamo con la nostra bella driade, che comunque, ragazzi, abbiamo avuto una fortuna di uppare così tanto la driade. Ah, siamo riusciti a curarla e almeno la sua l'abbiamo buttata giù. Poi lei ha buttato giù la nostra, però almeno un piccolo vantaggio. Quella come la butto giù, ragazzi? Io non mi sento di sprecare niente di eccezionale. Madonna, ci sta uccidendo la vita. No, aspetta. Cioè, ragazzi, ha vinto. Incredibile. Questo perché non avevo le frecce. Maledizione. Ok. Dovrebbe bastare. Sopra metto gli scheletrini, ragazzi, perché mi sta un attimino seccando questa persona. Mettiamo anche il giullare giù. Mettiamo anche un macellaio giù. Così aiutiamo la nostra. E vabbè, io ti metto un altro mago. Giullare sopra. Siamo pronti a schierare il demone. Ne abbiamo anche due. Ok, sotto. Morte il re scheletro. Aumentiamo la vita al nostro castello. E caliamo le carte. Aspettiamo un'altra sua carta, perché comunque, ragazzi... Oh mio Dio, abbiamo vinto! Incredibile, ragazzi, questa partita era persissima. Avete visto? Come l'abbiamo recuperata, bellissimo. Possiamo anche aprire il forziere della vittoria e direi di aprirlo. Belle carte. Vediamo arcieri, rabbia. Abbiamo sbloccato una nuova carta epica, carta risurrezione. E in che cosa consiste? Andiamo un attimino a vederla. Eccola qui, costa 5, vediamo le informazioni.
Riporta in vita tutte le truppe alleate morte negli ultimi secondi. Quindi in 6 secondi... Magari uppiamola un pochino e poi pensiamo di introdurla nel mazzo. Dopodiché ci andiamo a fare un'ultima partita, sapete benissimo che cerco di fare sempre quel minutaggio, anche perché sono le 5, questo video tecnicamente lo dovreste vedere alle 7. Non lo so se ci arriviamo ragazzi, però ci proviamo. Abbiamo un giullare questa volta fortunatamente che possiamo calare. Almeno quel nanetto lo spostiamo. E poi vediamo magari se riusciamo a schierare degli scheletrini. No, cerchiamo di proteggere sotto, vai con una balista, facciamo un po' di danni possibilmente. Infatti vedete lui sta caricando tanta roba. Andiamo con gli scheletrini. Ok, dai, un minimo siamo riusciti. Adesso col demone lo butto sopra e cerchiamo di difendere. Ok. Sotto siamo riusciti a difendere egregiamente. Mettiamo una triade, così cerchiamo di salvare la nostra piratessa. Che ragazzi, dobbiamo aumentare, mi sono dimenticata. Dai, quegli scheletrini, ah mamma mia, la triade è morta male. Io direi anche di fare così ragazzi, e ci siamo tolti tutti i problemi del mondo. Avete visto com'è stato semplice? Tiriamo una triade sopra. Un macellaio in mezzo. Caliamo più carte possibili perché è sempre meglio, ragazzi. Tanto quella sua torre dovrebbe andare giù. Tra poco. Tra pochissimo dovremmo riuscire. Infatti siamo riusciti a tirar giù la sua bellissima torre. Anzi, abbiamo il tempo anche per farne un'altra, ragazzi. Andiamo subito a farla, allora. Dai, cerchiamo, sperando che non si impalli il programma di registrazione. Siamo contro Q e qualcos'altro del Cile, che ne so, Cina. Vai, buttiamo il re scheletro. Siamo quasi a 4 di elisire, quindi possiamo calare la driade giù. E lui la schiera in mezzo, ovviamente. Noi dobbiamo stare attenti a questo punto con gli scheletrini. Innanzitutto tiriamo una balista. E voilà, ovviamente arriva lui con lo scheletro lì, la regina scheletro. Vediamo se con lui riusciamo un attimino a fare qualcosa. Direi di buttare un demone. Ok, quelli si equivalgono, quindi possiamo tranquillamente fare così. E io direi il mago, oh mio dio, con un colpo mi ha sciottato! Ok, uno è andato giù, adesso buttiamo la bomba rolessa lì. Madonna, quel centauro come lo fermo, ragazzi, come? Pure arrabbiato sta. Sì, vabbè ragazzi, ma come fa? Io non posso difendermi. Ma c'ha tutte le carte doppie praticamente. Ma non può, ragazzi, ma com'è possibile? Scusatemi, quanti se ne possono mettere nel mazzo di quelli? Io non lo so certe persone come fanno. Cioè, io veramente lo segnalerei quel giocatore, perché secondo me non ha fatto una cosa fattibile. Cioè, mi ha buttato 4-5 di quei cosi lì, ragazzi, manco uno specchio. Guardate che razza di mazzo che aveva questo. Cioè, veramente, con quale coraggio. Boh, tra l'altro ragazzi me ne ha calati 4, non è mai possibile una cosa del genere. Va bene, comunque ovviamente ci stava la sconfitta. Detto questo ragazzi, questo video finisce qui. Spero che questo video vi sia piaciuto, comunque ragazzi è andato un po' bene, è andato un po' male. Cioè è andato bene dai, alla fine, perché abbiamo fatto molte più vittorie, una sola sconfitta, e quindi è andato più che bene. Abbiamo aperto anche il clan, che è una cosa molto innovativa, così possiamo stare insieme e fare anche delle partite tra di noi. Quindi vi aspetto in tanti. Nel frattempo vi mando un grosso bacione.
Un grosso saluto. Vi do appuntamento al prossimo video. Iscrivetevi, commentate, condividete. Ci vediamo al prossimo. Ciao. Der Himmel in Grau, dunkle Wolken ziehen auf. Ich atme den Regen, ertrage das Leben. Der Himmel in Grau.